Non mi fermerei assolutamente e direi di andare avanti così, senza particolari problemi. Il break vedremo se farlo dopo, eccetera. Quindi io a questo punto chiederei al professor Erling Strand se vuole venire a fare la sua relazione. Allora, una piccola presentazione. Erling Strand non è mai stato a San Marino, ma la sua fama lo ha anticipato. Da praticamente quasi tre decenni, più o meno, nella valle norvegese di Hesdalen si manifestano in maniera ripetitiva tutta una serie di fenomeni estremamente contraddittori ed estremamente strani, che vanno anche un po' contro le leggi della fisica, o almeno della fisica come noi la conosciamo. Nel tempo e col tempo, oltre ai testimoni oculari convenzionali, si sono installati in zona equip scientifiche, ricercatori da vari paesi, Italia compresa, e quindi si è proceduto a monitorare sistematicamente i fenomeni di Hesdalen. Il professor Erling Strand adesso ci racconterà proprio questo, perché è del progetto Hesdalen di cui lui fa parte ed è sicuramente oggi la massima autorità mondiale per quello che riguarda questo fenomeno. Quindi diciamo, accingiamoci ad avere una full immersion in questa realtà assolutamente altra, che si cerca di ridurre, di spiegare per quanto possibile nei riduttivi termini delle nostre conoscenze della fisica attuale, ma che comunque sia è talmente evidente, talmente chiara, che nessuno si può permettere di ignorarla. E anche la scienza ufficiale, spesso con la sua scocchia e la sua arroganza, si è dovuta smontare di fronte a questi fenomeni. E allora c'è solo una cosa da fare: cercare di parlarne il meno possibile, perché è una cosa scomoda e le cose che sono scomode si tengono da parte. Allora, adesso, mentre finiamo di sistemare il computer, allora il professor Hesdalen sarà tradotto da Tania, che è qui e sta prendendo posizione anche lei. E lui adesso parlerà in inglese, ci mostrerà comunque un po' tutto quello che è il mondo di Hesdalen. Testimoni dove sono? E vedrete una cosa, vedrete che questo discorso, pur avendo tutte le valenze scientifiche che ha, poi alla fine, se vogliamo, si riduce a un grosso interrogativo. Va bene, ma perché questo qualcosa sta continuando a martellare sistematicamente questa zona? C'è chi, che poi non è l'unica, c'è chi parla infatti in ufologia delle cosiddette zone finestra, cioè zone dove il fenomeno si manifesta e si manifesta in chiave ripetitiva, no? Ecco, questo perché? Probabilmente anche perché si vuole attirare l'attenzione da parte di qualcuno, di qualcun altro, su questo fenomeno stesso. Quindi indirettamente questo potrebbe essere il prodromo, se vogliamo, se non di un contatto, ma di un desiderio o di un'offerta di contatto. Questo è quanto, per cui quando adesso tutto è pronto partiamo. Sostrenere da Oslo, ovviamente, è la prima volta che viene a San Marino.